Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti qua su Radio Voc 19. Aspettiamo ancora qualche secondo che si collegano un po' tutti quanti. Questa è una diretta di Viola Valentino e Francesco Mango. Adesso appena si collegano un po' tutti partiamo, Allora facciamo una piccola introduzione, mando il video. Arriva Viola Valentino! Ciao, ben arrivata! Buonasera! Buonasera, una canzone, il tuo nome è legato a una canzone importante, ma anche al mondo della moda. Infatti il video di questa sera con Comprami, è una Comprami, sfilata. È una sfilata però degli dove anni 80, tu? Dove io invece di essere un'indossatrice, perché gli anni sono passati anche per me, sono la stilista. Bene, e allora, di conseguenza aiuto queste giovani ragazze. Cioè, diciamo che hai fatto carriera, da semplice modella sei arrivata a fare la stilista. Allora, con Comprami, Viola Valentino, Chuck, si canta! Buonasera, benvenuti. Ciao Viola, Viola Valentino e Francesco Mango. Ecco, adesso vi ho attivato il microfono. Come state? Tutto bene? Bene, bene. Allora? Bene, bene, bene. Buonasera, vi metto in grande, mi sono messo in grande io, invece no, ok. Tutto bene, tutto bene. Come allora state? Ragazzi, io mando subito l'esclusiva. Mando subito l'esclusiva. Cosa ne dite? O aspettiamo? Vabbè. Ciao Luigi, ciao Carmela, Grasso. Buon pomeriggio a te. Ciao mitico Samuele, meravigliosa Viola, Comprami. Esatto. Potete andare anche a comprare il giornale che è uscito da poco. Adesso ve lo faccio. Vero, infatti lo vedete qua, esclusivo Viola Valentino, le prove del vestito per le nozze con Francesco. Questa è un'esclusiva in anteprima per Radio Divoc 19, solo per noi ragazzi qua su Radio Divoc 19. Adesso vi faccio vedere una roba in anteprima, adesso ve la faccio vedere. È una roba di livelli altissimi, a mio avviso, perché con Thomas Millian, il grande attore Thomas Millian e Viola, è tanta roba, tanta tanta roba. Ve lo faccio vedere subito, più che altro ve lo faccio ascoltare. La voce è di Thomas Millian in una telefonata. Prego, regia. Come mi ha parlato l'altro giorno. Scusa. Viola, io ho un ricordo di Viola Valentino meraviglioso. Mm. E come canta. E mi ha fatto veramente vivere molte emozioni. Ed è una donna bellissima, bellissima. E almeno bella per me. Sì, sì. E simpatica. Molto sensibile, che mi ha chiamato Paro di Blues, mi ha chiamato 3 giorni fa. Ah, penso. E adesso tu mi chiami, mi parli di Viola Valentino, penso. Credo che Viola Valentino sta nel mio destino, Viola Valentino, mi fa pure rima. No, perché lei ti nomina spesso, quando c'è un'intervista spesso tira fuori te. Ah
Sì, spesso. Pensa. E Che bello. dissi anche che aveva avuto una storia con te. Sì, c'era una storia, Ai l'ho tempi detto. insomma, di Litto in autostrada, avete fatto il film insieme. Sì, però cioè, questa storia a lei le è durata perché mi ha chiamato e me l'ha detto. Sì. Mi ha chiamato una settimana fa e non ti sto parlando di un mese, di un anno fa. Certo. Una settimana fa Viola mi ha chiamato e mi ha fatto un sacco piacere. Capito. E poi adesso mi hai chiamato tu? Perché io so. Ah, tu hai letto. Ah, by the way, tu hai letto. Al grande Thomas Milian, grandissimo, lo adoriamo tutti. Viola è stata partecipe nella sua vita. Però, chiusa parentesi, questa era un'esclusiva, o no, Francesco, che ne dici? Sì, un'esclusiva, sì. Thomas era Un una persona. pezzo della storia del cinema italiano. Dicevo, Thomas era una persona speciale. Specialissima, veramente è stato, cioè a noi ci ha fatto veramente piacere. Infatti, vediamo qualche foto che abbiamo visto anche prima su quelle più amate che avevamo fatto anche vedere un po' di tempo fa. Queste due penso che siano le più belle, insomma, specialmente questa ti acchiappava di più, mi sembra, Viola, o sbaglio? Ciao No, lo sai, Isabella. io non mi piace mai foto, però comunque neanche TV, quindi sono un critico sempre negativo verso me stessa. Però comunque, vabbè, Cioè, non chiaro. ti piaci in questa foto? Non ti piaci? Non mi No, ma piace non ci quella, credo. no, ma quella è Efebal. Regia, mi avete dato una cosa che non è di Viola Valentino? No, Cioè, quella è Efebal. no, da una No. parte ci sono io, La dall'altra parte non è è. Efebal. Sì, non so perché ci sia l'altra foto. C'è Abbiamo una fatto una gaffe somiglianza, qua su però. Red Divoc 19. Però bene, ti assomigliano un pochino in quella foto. Isabella, ciao Isabella, volevo dire, Ermon Nizza, sì, è il grande Monnizza che ci ha fatto sognare, Monnezza, carissimo. non Monnizza. Ermonnezza. Monnezza, sì, ha scritto bene. Ciao Isabella, grandi commissario Girardi, certo. Volevo dire una cosa di Isabella che lo ripetiamo sempre ogni puntata perché anche Tommaso Zorzi ha fatto questa, ha preso in causa, questa grande cosa, insomma, ha preso nel suo pacchetto di dire adesso aiutiamo questa famiglia che sta per perdere la casa. Sono riusciti ad arrivare fino a 25.000 euro. E ne mancano altrettanti, quindi se volete c'è il link sulla pagina di Radio Divoc 19 su Facebook, schiacciate lì, mettete 5, 10, 20 euro o anche 1000 euro come preferite, insomma, anche un piccolo contributo fa sempre comodo per arrivare alla cifra dei 50.000 per salvargli la casa alla signora, al figlio di Isabella, a Kevin. Bene, torniamo a noi. Francesco, ti stai per sposare? Francesco, ti stai per sposare? È vero? Un grande evento, è vero, un grande evento e ci saranno tanti ospiti. Tu logicamente sei invitato. Zitti. Scusate, c'è il cane, Ovvio. c'è il casino. Grazie mille. Invitato. Il mio testimone, che è un'esclusiva anche questa, sarà Sì. Che Nello, lo sposo single, è giusto? lui. È lui, eccolo qua. Mettiamo. Eccolo qua. È Ci abbiamo una lui. diapositiva che era dalla DURS. Lui sarà il mio testimone. Il Non testimone amerò nessuno più. Sì.
Il testimone invece Non lo so ancora. non lo sa ancora, è una sorpresa. Di Gigio, il mio Cioè, lo capo. sa, ma non si può dire. Tutto esclusiva qua, ragazzi, tutto esclusiva. Rimarrà come una carta stampata qua su Radio Divox 19. Adesso vi faccio vedere un po' meglio perché no. Eccolo qua. C'è un po' troppa luce regia oggi. Se potete abbassare un po' le luci, va bene anche così, dai. Grazie. Son bianco, non so. Non so come mi vedi, Franci, ma no, di solito sono Vedo abbronzato. bene, vedo bene. Poi ci sarà una super esclusiva che ci saranno due singoli che farà prossimamente, nuovi, molto molto belli. Uno molto estivo, fresco, che sa veramente profuma di estate. Un altro parla d'amore. E uscirà poi prossimamente dopo l'estate. Insomma, E l'intervista di Matteo lo fai non io. vediamo l'ora di sentirlo. Ho anticipato un po' di cose che non volevi dire, così dai, su. Intanto Non che sei. facciamo vedere un po' di foto. Anche questa è bellissima, Viola. Questa è bellissima. Mamma mia. Dove ci E andiamo? beh. Ma perché adesso faccio schifo? No, ma ci mancherebbe, ma scusa, è ovvio che comunque, cioè, anche io se metto una foto di quando avevo 18 anni, insomma, Ma io lì non sei avevo uguale, 18 guarda, anni. Non avevo 18 sei anni. uguale, non è cambiato niente, guarda lì, cioè, la metà, guarda lì, è uguale. È lei o non è lei? È lei, e sei sempre bellissima. Non essere geloso, Francesco, tanto ormai è tua, te la stai sposando, No, quindi non. lei dice tac, io dico gni, vabbè. Tac è storica di Pozzetto. Lo so, che so che è un grande stimatore di Renato Pozzetto. L'hai mai Abbastanza, sì. conosciuto? L'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto, Renato Pozzetto è io sono un suo grande fan. Sono andato anche a mangiare alla locanda di Pozzetto. Si mangia molto bene, anche lui è stato molto, molto, molto gentile, insomma. Di solito non lo è tanto. È un po' è un po' come lo vedi in televisione, no? Che tac. Cioè. Ironico, selvatico Sì, come è tutti, ironico. ma anche come tutti i Sì, comici. beh, Tutti i ecco. comici non sono persone allegre. Sono sempre persone molto riservate e molto tristi. Quelli che ho conosciuto io. Sì, ho un po' di problemi di connessione. Infatti sto sentendo un po' a pezzi. C'è un po' di lasso. Mi sentite? Sì, perfettamente. Ok, io arrivo alla voce un po' in ritardo, ora non so, ogni No, tanto va qui via. no. No, da me, abbiamo problemi noi di connessione. Infatti stiamo cambiando studio, tra poco staremo in un altro studio con connessioni differenti, eccetera. Comunque niente. Vi faccio vedere questa foto molto bella, molto carina. È simpatica. E poi un'altra foto di Francesco con le Questi sei treccine. tu col Gigio? Sì. Ma con le Sì. treccine? Sì, avevo le treccine. Le ho fatte 3 anni fa. Non E male qui dove questo. eravate, ragazzi? Dove eravate? Problemi di connessione. Lui però. Dove eravate lì?
Vi sentite, ragazzi? Non sento più. Non ti sentiamo più. No? Oh, peccato. Non sentite? Non sentite? No, tu hai alzato tutto. Quello laterale che c'è di bianco. Beh, magari è arrivata una chiamata e non... non vi arriva l'audio? Non sentiamo. Non sentite. È forte il fini di Gianluca Soave. Ciao Gianluca. Cosa non... c'è scritto sotto? Qua? Wish. Regia Wish. Regia Wish. No, è una... È una roba un po' particolare. Noi facciamo l'arbitro in campo. Per sbaglio, non credo. No. Prova a uscire e rientrare. Ma scusa, sono nozze di convenienza queste per te, Francesco, con Viola? Scusa, vuoi rispondere? Sono nozze di convenienza? Perché deve essere nozze di convenienza? No. Scusa Francesca. Scusa Francesco, sono nozze di convenienza. No, non sono nozze di convenienza. Lui è sempre... prova a uscire e rientrare. Esci e rientra. Noi stiamo qua a aspettarti. Io non lo sento. Aspetta, ti non mando... Non sentiamo proprio neanch'io. Adesso ti mando un WhatsApp, Gigi. Purtroppo scrivigli una cosa, prova a uscire e rientrare. Allora glielo mandiamo a Viola. Viola, prova a uscire e rientrare. Dove siamo? Perché sono con il telefono, insomma, abbiate pazienza che abbiamo praticamente, ecco. Facciamo così, li rimuoviamo, vediamo se rientrano subito. Intanto, ragazzi, mettiamo un po', aspettiamo un attimo che arrivino, che rientrino. Penso che rientrino, penso subito, quindi eccoli qua, stanno arrivando. Ecco. Proviamo. Mi sentite adesso? Adesso sì. Si vede che è arrivata una chiamata, perché da telefono ogni tanto, se non metti il blocco eccetera, può essere che arriva una chiamata. No, non è arrivata. No? No. Boh, magari un messaggio e cose, magari ha tolto la connection. Può capitare. Allora, eravamo arrivati alle treccine e a questa qua. Dove eravate qua di bello? Dove eravate? Questo era un concerto che mi ricordo era a Torino. Torino era. Mi ricordo benissimo. Ah, Torino. Sì. Intanto, se volevi rispondere a Gigi che aveva scritto quella cosa, poco felice secondo me, perché non assolutamente no, so benissimo che Francesco... No, perché faccio tutt'altro tipo di lavoro e lei fa il suo lavoro. Esatto. Nulla. Dopo fra un po' di esatto. Di convenienza non c'è assolutamente. Da quant'è che state insieme? A giugno sono 9 anni. 9. Adesso 9 anni quasi. 9 anni. Sono tanti. Ragazzi che ascoltate, voi sentite bene? Ci sono problemi? Non so, no, sento che magari arriva un po' a scatti. Un po' la connection arriva un po' a scatti. Però non siamo noi, perché noi ci si sente bene. Sei tu che sei mancato ad un certo punto. Ah, e può essere anche noi, può essere, sì, assolutamente. Io provo con quell'altro. E questa foto da Playboy. Qua era il 2014. E stavo a Roma, mi ricordo ancora, Piazza Venezia. Io mi ricordo tutto, anche quando andavo all'asilo.
Wow. Qua stavo Qui sulla vedi. costiera, qui stavo sulla costiera amalfitana. Eri Mi ancora più ricordo giovane qua, eh? benissimo. Qui avevo 26 anni. Ed era un giovedì, me lo ricordo. Pure di giovedì. Sì. C'è la memoria di ferro. Hai la voglia. Quando ci siamo sentiti la prima volta, io e te, Francesco? Allora, io e te ci siamo sentiti. Sto male, Abbiamo sto male. fatto. Fra poco abbiamo l'anniversario, un mese. Wow, un Troppo applauso. pieno, troppo. No, la prossima settimana è un martedì. Prossima La prossima memoria di settimana. d'acciaio proprio. Martedì facciamo un mese. Fantastico, io non mi ricordo cosa ho mangiato oggi pomeriggio, che erano mezz'oretta fa, quindi tanta roba. Va bene. Viola, cosa ne pensi di questo sposalizio nuovo che, insomma, te eri sposata con Riccardo Fogli prima e... Che pensi? È la vita, sono le Sì. circostanze della vita, basta, non c'è niente da pensare, non c'è niente da dire, cioè a un certo punto si decide di fare una cosa, non ci vedo, io non ci vedo tutta questa, come Giusta, dire, naturale. naturale. Ci saranno delle critiche, delle cose, ma l'importante è essere sereni e felici, poi il resto. Come lo siete voi? Perché si vede che siete felici e naturali insieme. Così, al natur. Lei è felice e io ingrassato. Perché per colpa sua ho preso 15 kg. Cucina troppo bene. Ah, hai capito. Poi vedrai, quando vieni, vedrai. Cos'è la specialità di Viola Valentino in cucina? Cime di rapa. Ah, è tutto, dai, no? Cime di rapa, poi ci sta. Risotti, le paste. Sì. L'importante è che non cucino io. Te Detto anche metti solo, bene. metti un po' troppo olio, metti un po' troppo, no. No, Cucini no, pesante nel senso che? è proprio lui, dici? Sì. Ma lui è un avvelenatore. No, Non è un cuoco. Lui è meglio non mangiare quello che cucina lui. no, eh? Meglio Lasciamo di no. perdere, dai. Dai, Non ha lasciamo proprio l'olio, perdere. guarda. Allora non vengo quando stai te da solo, non vengo. Tu pensi che un'altra esclusiva, che questa è la prima intervista radio che facciamo in 9 anni. Tac. Bellissimo, un Tac. applauso. Vedi? Tac. Devo dire che sono molto felice di avervi qua perché siete due splendide, una splendida coppia. È molto più difficile fare un'intervista radio che andare in TV, veramente. Davvero? Sì. Beh, ma io vi metto a via. È arrivato Nello Ruggero, Ruggero, lo sposo single. Gli mettiamo anche Il mio il suo testimone. testimone. È arrivato il testimone, lo salutiamo, eccolo qua. Gli mettiamo una diapositiva, eccolo qua, il testimone del matrimonio, insomma, di loro due. Come stai, Nello? Che belli che siete. È vero, sono veramente belli insieme, stanno proprio bene. Che belli che siete, ha scritto. Grazie, grazie di nulla, di nulla. Grazie, Sapevo quasi che passavi, Nello, grazie. sapevo quasi che passavi. Se vuole interagire, Nello può interagire, tranquillamente. Esatto, visto che magari gli mandiamo anche il link se vuole entrare, poi Se vuole entrare, ci fa piacere. se lo vuoi girare, se c'è la possibilità di girarlo te, se no glielo giro io. Lo facciamo entrare, No, se giralo tu vuole. prima che facciamo casino. Ok, io lo giro io. E allora cosa mi raccontate di bello? Qualche news? Allora, io personalmente parlerei di lavoro. Intanto Di non lavoro, smettere vai, la sì. speranza Però profonda. una cosa la devo dire, un'altra novità.
Sì. che oggi ha fatto un piatto di bucatini con ragù impressionanti, guarda. Ah, che non c'entra Veramente. niente, vabbè. Infatti. Ma lui è Vi estemporaneo. adoro, vi adoro. Stavo dicendo, niente, innanzitutto la mia più grande speranza è quello che si possa ricominciare a lavorare perché tra un po' ci legano, perché 15 mesi senza fare niente è veramente una catastrofe. Nel Una frattempo è uscito catastrofe, è un vero. mio album molto bello secondo il mio punto di vista, ma sono la mamma, ogni scarafone piace a mamma sua, però è bellissimo l'album, si chiama E sarà per sempre. È introdotto da un inno alla pace di Madre Teresa di Calcutta, c'è una prefazione, e poi ci sono 20 brani. Il contenuto è molto intenso, molto diversificato, molto interessante. Il primo brano che è uscito si chiama Da qui all'eternità. Il secondo singolo dovrebbe essere Sarà per sempre, ma siamo ancora un po' indecisi, perché Sì. noi avevamo tante buone prospettive per questo album, io e il mio produttore. Ma purtroppo il Covid ci ha fermato tutto, quindi volevamo fare il firmacopie, volevamo fare Feltrinelli, volevamo fare Mondadori, le showcase, volevamo fare il vinile in tiratura limitata. Non ci è stato concesso di fare assolutamente nulla. Questo disco, chi lo ha acquistato online, ma non è pubblicizzato, quindi. Sì, chiaramente ho fatto una serie di interviste radiofoniche, ne sto facendo ancora, però non sono sufficienti a prendere tutto il pubblico che ci sarebbe da prendere, insomma, gli amanti. Ci sono due omaggi della mia musica, ci sono due omaggi dentro, uno a Rita Pavone e l'altro a Gianluca Grignani, perché io adoro Grignani, anche se posso andare a vedere. Salutiamo Gianluca Grignani, che anche lui è un grande artista, comunque E di... sono anche un'amica della Pavone, però, ma comunque Wow! sono due personaggi interessanti, sono divertenti, ma ho cantato di Grignani la mia storia tra le dita. E a modo mio, secondo me andrebbe ascoltata. Comunque, Assolutamente sì. l'album è molto bello, mi dispiace che tu non abbia la copertina da far vedere, ma ci sarà modo. No, No, vabbè, no, ci sarà modo, non ti non preoccupare. ce l'ho, non ce l'ho. Ok, Volevo dire questo così per abbiamo un... divagare sul tema. abbiamo questa, abbiamo questo. E questo è del Eh 1902. sì, sì, questo qua è un po' No, vabbè, proprio compralo, dai. comprami. Ma sì, Anche ma questa era intanto. tiratura limitata. No, Sì, no, questa davvero. no. Questo è il Questa vinile. era proprio. Era comprami CD singolo. Ah, ok. Era proprio Tante informazioni. l'originale della copertina, è la copertina di Comprami del 1980, 79-80. Del mio anno, vero onore, è destino, vedi? Spero che sia del 79. No, io 1983, quando è nato diritto sull'autostrada. Vedi, è destino pure Hai per me. capito? Coincidenza. Hai visto? Tutto torna, eh? Chi diceva Thomas? Allora, dice Nello che tra poco entra, fra poco entra. Quindi il vostro, come dire, non mi viene la parola, il vostro, insomma, non mi viene la parola. Rifletti, sodalizio, amore, No, no, fidanzamento. il vostro testimone, Ah. volevo farglielo dire a Franci, ma è distratto, sta facendo qualcos'altro. Cosa sta facendo? Io? No, io sto Sì. qui. Da Ah, quando? ok. No, il vostro testimone di nozze entrerà in esclusiva con tutti quanti qua, insieme a tutti quanti qua con noi, e ci farà piacere. Bene, quindi allora, dove l'hai girato l'ultimo video? Se vuoi dirlo, se puoi dirlo, insomma,
Viola. A quale video ti riferisci? L'ultimo quale? L'ultimo Siamo troppo l'ultimo che hai gentili. fatto. Adesso è arrivato Ah, Nello, adesso un attimo lo facciamo entrare. Milano, siamo troppo. Sui Navigli, sul Naviglio di Milano. Mattina Ah. faceva molto freddo, ma ci siamo divertiti comunque. Ma io mi diverto sempre quando faccio queste cose, video, televisioni, sala di incisione, cioè, mi distrago poi dal quotidiano che è monotono, soprattutto in questo periodo. Eh beh, cavolo, fare un video. Allora, facciamo entrare Nello Ruggero, che sarebbe il testimone di nozze dei futuri coniugi. Mi dica. Sono i due, è mia, Ognuno al quello era suo, tuo, c'hai. Cioè. torno, tanto parlate con lei. Sì, no, quello di Francesco. Testimone di Francesco, giusto? Ok. Facciamo entrare. Eccoci. Benvenuto Nello Ruggero. Buon Facciamo vedere un'altra pomeriggio. diapositiva così si vede ancora meglio. Tac, tac. Grazie ragazzi, buon pomeriggio, un bacio a Francesco e a Viola. Non sono entrato subito perché giustamente non volevo rubare un attimo, sentivo questa bella intervista e mi faceva piacere un attimo vederla di fuori questa intervista a queste due grandi persone per me. Lui è diventato un fratello. Quindi sono felice per loro. Ormai sto più a contatto con lui che con la vita terrestre. Allora, vi ho scambiato perché se no vedevo praticamente che c'era il logo che prendeva un pezzo di viso di Viola e quindi non mi sembrava Sì. giusto. Vi ho cambiato, tanto ci state. Ragazzi, spero che non ho E quindi interrotto un attimo la vostra intervista. è bello con la nostra semplicità, ogni giorno regaliamo un sorriso a tante persone. Poi vabbè, ci sono anche dei dibattiti, però noi facciamo veramente del bene. Abbiamo scoperto pian pianino, abbiamo costruito una macchina che giustamente usiamo i social perché giustamente non ci Sì. possiamo spostare. Facciamo compagnia a tante persone. È vero. Ciao Viola. Ciao. Io non ci vedo fino lì. Però ciao. Ciao. No, se cieca. Non vedo No, neanche me, tranquillo. figurati. Non so neanche come sto, se sono carina o Sempre bella, come al solito. Bellissima Viola, veramente. Grazie. Grazie a te del Infatti, bacio. mettiamo qua un comparato. Tac. È uguale. È lei. È lei o non è lei? È lei o non è lei? Certo che lei, lo diceva Ezio Greggio in Drive-In. Guarda, Salutiamo. se me lo permettete, sinceramente era bella da giovane, ma adesso è diventata ancora più bella sicuramente. Quando mio fratello Francesco non è geloso di me se gli faccio un complimento, ma per l'età che c'hai è una bellissima donna. Diciamo che quando più cresce, più diventa bella Viola. E tutti noi, gli amici, Vero, tutti, vero. non vediamo l'ora che ritorna sul palco perché dobbiamo stare tutti, ci siamo fatti una promessa, il primo concerto che farà saremo tutti sotto al palco per questo evento. Grazie. Ma è la verità, ormai sei tutti noi. Grazie, speriamo presto. Bisogna vedere come vanno le cose. Tac, E bisogna vedere anche quanti si vaccineranno, non si vaccineranno. Io domani faccio il richiamo. vedi? E lo consiglio, perché comunque se i monti non stanno No, bene. è importante che è l'unico modo per uscire fuori da questa situazione, quindi. Non Senti, capisco.
Stavate parlando di tutto il matrimonio e tutto, continuate, poi se, non, cioè, non vorrei che adesso arrivato io non sapete più cosa. No, 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 stavo per parlando di carità, lavoro, io ho dai. detto in esclusiva che tu sei il mio testimone, questa è un'esclusiva. Quindi, poi ci sei, Esatto, guarda, esatto. Io ho un po' di tra problemi di tanti connessione, ospiti. quindi. Eh? Come al solito, guarda, non so se è una cosa buona oppure no che succede questo quando arrivo io, però. No, diciamo che per me è un con questa notizia che mi avevi dato, per me è veramente un onore, piacere e onore. Quindi sono fiero di tutto ciò. Anche perché so che sei felice e incoronare la vostra felicità è la cosa più bella che c'è. Malgrado tutto, io ho fatto una scelta di vita diversa, sicuramente, sposarmi con me stesso, ma non vuol dire che sono contro i matrimoni oppure che gli amici miei non si devono sposare. Poi, specialmente te, che hai una donna vicino e Ma credetemi, lo sopporta, lo sopporta. sarà proprio un matrimonio veramente semplice. Vabbè. Naturale. Ma anche perché voi siete delle persone semplici, è giusto che sia anche un Soltanto matrimonio per semplice. belle persone. Non Questo saranno sicuramente. bellissime, ma giustamente sarà un matrimonio di qualità. Vedi. Emanuele? Emanuele, ci senti? Samuele, Samuele, grazie. Samuele, che ogni tanto Beh, io lo sai che io ti cambio sempre il nome. Cioè, vedi, ormai la mi ha particolarità chiamato di... in mille modi, quindi. Bravo, la particolarità di Francesco, se me lo permettete, è questo, è la sua semplicità. E ogni tanto deve far uscire un paio di occhiali che c'ha solo lui in esclusiva. Ah, sì, questi occhiali sono in esclusiva, sì. Miei. Sono i suoi più che altro. Ah, Però ecco. poi mi piacciono troppo, guarda. Sono di Enrico, Sono di uno sono di uno stilista stilista con il quale lavoro. molto importante. Ragazzi, vi Alejandro. lascio un attimo da soli che devo uscire e rientrare, che ho un attimo un problema di connessione. Arrivo subito. Intanto voi vi chiacchierate. Ma siamo sempre in diretta, anche se esci. Sì. Viviamo basta. E quindi niente. No, questi occhiali mi piacciono sicuramente. Sono Che belli sicuramente come. è una roba. Anche se sono più belli gli altri occhiali, tutto ciò. Senti, l'intervista a Viola, l'ho visto, è stata spettacolare. Sulle No, foto poi con. la cosa bella è che no, lo vorrei anche un po' dei film, no? Ma Che è dove? molto. Che... Dove Ma. l'hai vista? Guarda che comunque stai in diretta, se vuoi puoi anche parlare, continuare a parlare del tuo film, anche se non c'è lui, perché sta andando ugualmente in diretta. No, ma quale film hai detto prima? E non lo so di che Diritto film vuole sull'autostrada? parlare. E questo è Diritto sull'autostrada, con Thomas Milian. Poi c'è un film anche molto importante che ha fatto lei, forse è stato meno pubblicizzato, non lo No, so. molto carino però, Però dai. si chiama Due strani papà con Franco Califano e Pippo Franco. E di cosa parlavano? Di un bambino, si contendevano un bambino che... Cioè, è una storia molto carina, molto, molto, molto carina, molto. Loro sono i genitori di un bambino che hanno trovato fuori Il la porta, convento. fuori il convento. È un bambino, mi sembra africano. Sì. No, E quindi già. praticamente lo adottano. Già questo mi interessa Questo tantissimo. bambino si chiama Primo Maggio, perché l'hanno trovato il 1º maggio fuori la porta, mi sembra, eh? Mi sembra così la storia, sì. Ma sì, perché loro vivevano in un convento abbandonato dalle suore, spacciandosi per suore. Infatti, ogni volta che suonava il campanello, Pippo si travestiva da suora, andava ad aprire vestito da suora. E il ruolo di Viola era? Era la compagna Il di ruolo? Franco Sì, Era una fidanzata di e Franco. faceva la stilista, era un'imprenditrice. Mettiamo in caso che i nostri amici
di telespettatori che stanno ascoltando la vostra intervista. Vogliono vedere il film che state parlando. Si può trovare ancora su qualche canale, su YouTube. Su YouTube, su Amazon, ci sta. E come il titolo, così Due strani almeno papà. i Questo. due? Due strani papà. Ve I due lo strani papà. consiglio perché è una figata pazzesca. Bello, bella la trama. Bello. Loro sono fantastici. Poi quando rivede Viola, che è fantastico, il bambino piccolo, è fantastico, perché poi il ragazzino è un ragazzo di colore, se non mi ricordo male, giusto? Un ragazzino di colore, è spettacolare. Poi Pippo Franco fa la solita scenetta che si riveste da suora perché lui vive in un convento, eccetera. È uno spettacolo. Uno spettacolo. Sì, che poi è un film. Scusate, ma fra un po' devo andare. Buon pomeriggio. Buon proseguimento. Ciao Isabella, grazie a te. Assolutamente, buon pomeriggio. Ciao, ciao. Poi comunque puoi rivederla perché Poi rimane volevamo registrata. salutare poi nel film invece l'altro, Diritto sull'autostrada, Gabriella Giorgelli, che sarebbe Bocconotti Cinzia, che era La la fidanzata famosa di Tondo, Bocconotti Cinzia, sì. che in arte è Bocconotti Cinzia, ma nel Non in film, arte, nel no, film. nel film è Nel film, Bocconotti sì. Cinzia e Sì. si chiama Gabriella Giorgelli. Nel film è la fidanzata di Pombolo. Ah. Che c'ha Quando in erano sul mente, sì. ring. Conosco Chiedo scusa per la domanda che bene il farò a film. Viola adesso. Ma oltre che come cantante, giustamente, sì, stiamo scoprendo anche come attrice. Nella vita quanti film hai fatto, Viola? Tre. Quindi. Ma poi vai, io ho fatto tante pubblicità anche parlate, poi ho fatto tanti spot, facevo la modella, quindi. Mi piace, ogni tanto mi farebbe piacere farne un altro, perché è bello lavorare nel cinema. Poi a quei tempi, che era tutta un'altra cosa, erano gli inizi dei film, quindi la cosa più bella, la cosa più importante di tutto questo è proprio questo, che in quei tempi là, cioè fare un film, cioè era una cosa astronomica, come andare sulla Luna oggi. È lo speaker lui? Sì. Perché adesso si vede piccolo piccolo. Ah. Possiamo cambiare immagine, così mi No, vedi grande grande. è perché siccome non ci vedo, allora. Ok, rimango così allora, rimango così. Se no anche in Però. televisione mi puoi vedere, ecco. Mettiamo. Così ti vedo. Comunque la cosa bella di Viola è che comunque è un artista, lei si può rifinire un artista a 360 gradi. Ho fatto Cioè, anche il musical. appunto, ecco perché dico, sei un artista a 360 gradi che comunque dai, vedi, noi ci conosciamo non da vicino, ci vedremo in questo. Il musical è difficile, perché comunque lì le parti sono a memoria, sono live, lì c'è una storia di, si chiama La Surprise de l'amour, il musical in francese, perché è di Marivaux. E poi è stato tradotto in italiano, abbiamo fatto questo, sempre, si chiama sempre La Surprise dell'amore, abbiamo fatto questo musical con anche dei colleghi miei, e poi niente, è stata un'esperienza bella anche quella, insomma, è molto faticosa perché chiaramente lì sei in teatro e lì c'è il pubblico che ti vede, No, ecco, più che altro questo perché è. gli facevano gli scherzi, gli fregavano il copione. Sì, anche. Ecco perché per lei era difficile. Disgraziati. Ah Sì, sì. sì? Quindi Era diciamo. Thomas il grande. No, no, quando ha fatto il musical, Ah, lei aveva ok. un copione, glielo nascondevano e quindi si ritrovava un po' incasinata. Ma le belle ragazze alla fine sempre gli fai gli scherzi perché vuoi attaccare il bottone, vuoi perché è bello vederla ridere, sorridere, comunque attaccare il bottone, anche flirtare, eccetera, è normale. E quello è il bello, insomma. Io Il meno volevo far rivedere per.
Casella, Manuel Casella, me lo ricordo. E Belli, Alex Belli. Alex Belli e Manuel Casella, loro due erano i delinquenti. Vabbè. Ma poi Dopo l'immagine voglio fare una domanda a Viola, cambiando un attimo il discorso del cinema, ma andando in un altro discorso che me lo sono sempre chiesto. Non so, cosa devi far vedere dell'immagine adesso? sì, no, volevo far vedere una telefonata di Thomas Miglia che abbiamo fatto vedere all'inizio per chi si è collegato adesso, che in diretta non l'ha visto. Più che altro, sì, c'è qualche immagine, eccetera, e anche la voce di Thomas Millian. Io pe penso, prima di lasciarci, insomma, qualche settimana prima, No, qualche settimana prima, no, qualche mese forse. Un mese e qualche mese mezzo. prima, in esclusiva, solo per Radio Divoc 19, in esclusiva la voce, la telefonata di Thomas Millian. Come mi ha parlato l'altro giorno. Ah, ti ha Ma telefonato. no, wait, no, scusa, scusa. Viola, io ho un ricordo di Viola Valentino meraviglioso. E come canta. E mi ha fatto veramente vivere molte emozioni ed è una donna bellissima, bellissima e almeno bella per me, Sì. e simpatica, molto sensibile. E mi ha chiamato Mauro Di Blues, mi ha chiamato 3 giorni fa. Ah, penso. E adesso tu mi chiami, mi parli di Viola Valentino, pensa. Credo che Viola Valentino sta nel mio destino, Viola Valentino, mi fa pure rima. No, perché lei ti nomina spesso. Quando c'è un'intervista, spesso tira fuori te. Ah sì? Sì, spesso. Pensa. Che bello. E dissi anche che aveva avuto una storia con te. Sì, c'era una storia, Ai non tempi è tutto. insomma, Delitto in Autostrada, avete fatto il film insieme. Sì, però cioè questa storia a lei le è durata perché mi ha chiamato e me lo ha detto. Sì. Mi ha chiamato una settimana fa e non ti sto parlando di un mese, di un anno fa. Certo. Una settimana fa Viola mi ha chiamato e mi ha fatto un sacco piacere. Capito. E poi adesso mi hai chiamato tu? Perché io so. Ah, tu hai letto. Ah, by the way, tu hai letto. E gli voglio fare un altro applauso a Thomas Millian perché tanta roba. Ecco, una cosa che io ho sempre sognato, sperato che succedesse, ma ancora non sta accadendo, nonostante le mie polemiche ogni volta, perché lo dico sempre, che Roma, che è stata così amata da Thomas e i romani, che sono stati così, amavano così tanto Thomas, non abbiano dedicato un giardino, una piazza, una via a lui. Vero. Questo veramente non riesco a comprenderlo. Lo dico adesso qui, ma l'ho detto anche dei politici, l'ho detto dei sindaci, l'ho detto degli assessori, l'ho detto a gente che comunque teoricamente potrebbe fare una cosa. Io ho sempre stimato anche Giuni Russo. E per esempio, una delle più grandi voci che abbia mai ascoltato, a lei l'hanno fatta la strada d'Alghero. Quindi sarebbe giusto che anche Thomas Sì, avesse un riconoscimento, che potrebbe essere qualsiasi cosa, anche un una via, parco, sì, una via, un giardino. una statuina davanti al comune di Roma, un Ma no, qualsiasi cosa. sì, ma senza esagerare, perché insomma. Però comunque Ah, un sostegno. il cappello di Thomas, famoso, famosissimo, davanti, bello, un grande però, tipo un bel panettone, quel cappello, eccetera, che ricorda. Il grande Toma, e anche noi adesso ci muoviamo e vediamo se riusciamo a fare qualcosa noi. Nel nostro piccolo, vediamo di rompere le balle a chi di dovere e andare a insistere su sta cosa perché. Io lo dico sempre,
non so se ci arriva. Ci arriva. Andiamo tutti, adesso siamo più uniti e vediamo di far qualcosa per il grande Thomas. Un applauso ancora a Thomas, che ci ha regalato dei film. È storia. Ormai è nei libri di storia, è enciclopedia. Piacevoli, divertenti, anche così con la suspense, perché comunque sono anche dei momenti. Io poi non è che li ho visti tutti, ma ce ne sono stati parecchi di film. Cioè, tutti abbiamo imitato Thomas con la cicca in bocca. Cavolo, che sta di. Ma veramente sta a fa. Io sto facendo dei traffici così perché mi si sta scaricando, quindi. Ah, ok. Un attimo, perché. No, sì, mi ricordo anche che ci stava Olimpia Di Nardi, che era una grandissima attrice, che era la compagna, poi era moglie di Thomas Milian, il grande bombolo. È ancora in vita la moglie? Non è ancora. No. No, ma la moglie in senso nel film, eh? Ah, ok, sì. Che era, poi ci stava Bombolo. Ah, sì, ok, sì. La moglie di Thomas in vita, sì. E Thomas ha anche un figlio. Grande. Sì. Non si può contattare per, insomma, andare a rompere le balle. Mi rimane un po' più difficile, ma tramite la Giorgelli, lei soprattutto, sì. Bocconotti Cinzia. Bocconotti Cinzia nel film. Lei sa dove prenderlo, dove beccarlo. Perché non so se vive in Italia o no, ma so che ha un figlio. Perché già nella voce c'aveva un po' dell'americano, già l'accento. È cubano. È un altro popolo che io adoro, mi piace la gente del Sud America. Ok. Sì, comunque aveva un accento strano. Sì, cubano. Diverso. Boh, speriamo che riusciamo a fare qualche artista che si muova, che magari fa un qualcosa che ricorda, che può ricordare, insomma, Thomas, e da mettere davanti al comune, davanti a una piazza, una rotonda, ma anche come... ci vorrebbero dei politici, ecco. Sì, però già se portiamo un qualcosa che è già fatto da un artista, insomma, di rilievo, a un comune, a un politico, e dice questa qua la mettiamo, non so, quella in quella strada, e abbiamo già qualcosa in mano, quello dicevo io. La sala ripetitiva non lo metto in dubbio, comunque lo dico sempre, ad ogni intervista io dico questa cosa, perché ad ogni intervista immancabilmente c'è Thomas, ad ogni intervista immancabilmente io faccio questa richiesta. Anche di fare una strada già. Sì, una via, è. Certo. Ma lui è. Sarebbe bello col cappello. Adesso mente il cappello. E i romani, soprattutto chiaramente i romani, lo adoravano. Di conseguenza ci starebbe bene la dieta. Infatti, dovremmo, secondo me, contattare Enzo Salvi. Se noi dobbiamo andare tutti davanti al Campidoglio, ci dobbiamo ligare finché che non fanno questa cosa. Esatto. Dobbiamo fare una protesta, ma è l'unico modo che vedi, basta che ti leghi e dopo ti ascoltano tranquillamente. Ci penseremo su questa cosa, Viola. Ci stiamo lavorando, c'è già un'idea, via, c'è già un'idea. La cosa l'altro che volevo chiedere a Viola, che mi sono sempre chiesto, so che sei diventata la icona gay. Gay. Non so se potevo dire gay o omosessuale. Gay. No, vabbè, alle volte credimi, devi avere paura anche di come parli, no? Volevo sapere come hai scoperto di essere l'icona dei gay, ovviamente la prima cosa che mi ha fatto capire sono i concerti, perché comunque io ho un folto pubblico che mi segue, gay, di conseguenza concerti. Poi io sono piena di amici gay, quindi non c'è problema. Ma comunque diciamo che la scoperta che ho fatto io quando
Ho cominciato a fare concerti in giro che piano piano aumentavano, che piano piano aumentavano. Per esempio, loro adorano tutti quanti questa mia canzone che si chiama Stronza. Proprio Vuoi la. cantarci un piccolo pezzo di stronza? Che l'altra volta ci avevi fatto Comprami ed è stata favolosa, come a cappella così ed era bella. È un po' più urlata. Sì. Stronza che ho cercato di scappare, ma l'amore non rincorre, mi riprende quando vuole. Stronza che credevo essere speciale, sono scivolata ancora e nel modo più banale. Sono brava a farmi male, dico stronza che ho cercato nuove storie, nuove strade. Vabbè, è lunghissima. Bravissima, bravissima Viola. Guarda, a cappella, è bellissimo sentire la voce di Viola mentre lo fa così. Qui saliva dopo, Sì, sale. certo, adesso sei sul divano, ovviamente ti viene in un certo No, modo, ovvio. mi viene giusta, però non me la durla. Ah, ok. Ci Senti, mancherebbe. un'altra cosa. Un'altra cosa, ma al vostro matrimonio, per non dire al tuo perché non ti sposi da solo, ma al vostro matrimonio canterai? Ah, bella Pure domanda, bravo Nello. questa Ragazzi. Insomma, mi pare una domanda bella. questa doveva essere un'altra esclusiva, È un però al tranello. tranello. Chiedo scusa allora se ho detto una cosa Beh, che. può Va bene. rispondere come non rispondere. Va No bene così. comment, vai, No vale no comment. comment. Allora, diciamo che potrebbe essere una micro performance. È una cosa che un po' nessuno l'ha fatto. Anzi, Francesco, facciamo così, no comment, stop, facciamo finta che non ho fatto questa domanda, chiedo Però scusa, lasciala così, per farti chiedo scusa se ho capire. fatto questa domanda, Viola, era dovuta Era molto spontanea. bella. Io ti ringrazio che l'hai fatta, Anello, ti ringrazio. Ma io non lo so. Vabbè, No comment, no Sarà comment. un matrimonio un po' Guarda, alternativo, diciamo. se vuoi, quel giorno ti canterò io, solo che ti devi attappare le orecchie perché non so cantare. Aia, sai suonare qualche strumento, Anello? No, diciamo che io ho modificato un po' la canzone di Comprami perché la canto sotto alla doccia tutti i giorni. Ormai. No, a me l'ho scoperto che gli piace una canzone, si chiama Daisy, che la mette sempre sulle storie. Qual è? Mi piace un Daisy, po' tutta la musica. scrivi ad Ah! occhi chiusi per non Ragazzi. vedere più. Te la ricordi? Ragazzi. Sì, no, però sì, se la devo cantare, no. Io l'unica canzone che so cantare un po', che gli ho modificato un po' le parole, è quella di Comprami, È che non, certo, quella più che non, famosa. sì, ma perché non io ormai sotto la doccia non faccio più Comprami, dico sposami. Ciao Linda, ciao Beh, Linda. io ne ho fatte tante di canzoni, Sì, e credimi, sono tutte bellissime. non sono mai riuscita a capire la magia di Comprami, perché comunque ne ho fatte talmente tante di belle, secondo il mio punto di vista, che vabbè, chi mi ama, chi mi segue, le conosce più o meno tutte. Però quelli un po' più distratti no, ed è un peccato perché comunque sono tutte quante molto No, belle. Ci sono anche guardando delle canzoni che non mi sono piaciute. Nello mi viene da ridere perché l'altra volta abbiamo fatto una diretta, no? No, già. Poi ho detto che tornavo subito e si vedeva questa diretta, il cellulare che stava puntato al Soffitto. soffitto. È rimasto così. E poi penso che mi sono addormentato. Io sono rimasto 2 ore così a aspettare che lui arrivasse in tutto questo, ragazzi. Ah Quindi sì? vi dico tutto. Penso che mi sono addormentato No, comunque. io tante volte quando faccio le storie metto sempre le canzoni di Viola, ma perché comunque, ma non perché prima non amavo le canzoni di Viola. Tante canzoni non le conoscevo perché mi ero soffermato sempre sulla canzone Comprami o sta Daisy. Invece, nel conoscere loro in questi mesi, nel conoscere Francesco, li sto ascoltando tutte e vi posso dire, ma non perché sta Viola davanti, perché a me se non piace una canzone, non, per me è un artista in tutti gli effetti e tutte le canzoni sono belle. Grazie. Quindi al vostro matrimonio vi canterò io, non vi preoccupate. D'accordo. Daremo. Scapperanno Scapperanno tutti, scapperanno. Aiuto. Ma
farai qualche scherzo agli sposi o non sei il tipo? Si Sì, devono io. aspettare qualcosa? Sì, sicuramente. Ok. Più Ragazzi, Viola o più Francesco? No, Francesco, con Viola no. Cioè, Francesco. con Viola non ci riuscirei perché sta talmente troppo un viso dolce che non riesco a fargli uno scherzo che poi dopo di stare Sì, male sì. prima io, capito? Di fargli uno Cioè, non, scherzo. è intoccabile, è Però, intoccabile, vero? appunto, È però nella intoccabile. vita non si può mai sapere, sai, quelle cose Certo. inaspettate possono sempre succedere. Anche se so che una volta hanno provato a fare uno scherzo a Viola, ma in ultimo non è riuscito bene perché non hanno fatto più lo cioè, dallo scherzo a Viola è andata a finire un'altra persona che c'era cascata. Vero. Giusto, Viola? Vero, vero. Quindi non vorrei cadere Sì. pure in quel Sì, tranello. io non so. Non vorrei cadere io in quel Sì. tranello di fare uno scherzo a Viola e dopo ci cado proprio io dentro, capito? Può Tipo un essere. scherzo a parte. Ah, ma l'altro non ci casca, eh. Non ci casca. Era No. ovvio. No, diciamo che è molto più facile fare uno scherzo a Francesco. A me sì. Francesco ci cade dentro tranquillamente. Poi se lo fa ancora Viola, a Francesco peggio ancora. Quindi vi sto dando uno spunto ancora in più. Se volete uno scherzo fatto bene per Francesco, Viola è la giusta persona Allora, la regia mi richiede un attimo di attenzione perché stasera al Jazz Cavalli di Milano, se volete venire a trovarci, a salutarci, noi siamo là. Radio Divox 19 alle 18:30 sarà là. Potete guardare qua sotto, ci sono le info, infotavoli 348-599-1639, Peppe K. West su Instagram, potete andarla a trovare. E, insomma. Noi siamo là, e poi dopo ci sarà Viola, anche tu, non si sa, non lo possiamo sapere, allora lo diremo più avanti, Forse e andremo pure noi un giorno a Giusti Cavalli. forse il 28, esattamente, il 20, ci sarà, ok, tac, è arrivato Adriano Fumagalli, è arrivato Adriano Fumagalli, il grande attore Adriano Fumagalli. Ciao Adriano, il mio caro amico Adriano, lo zio. Bene, detto questo, stavi dicendo Nello che non si poteva dire. Perché non si può dire? Sono rimasto male. No, Sto piangendo. non lo so, Perché non si può dire? Francesco si può Si può dire dire. quando noi andremo a Giusti Cavalli? Certo che si può dire, come no? No, No? io Non si può dire. devo parlare prima con Certo, Francesco, certo. devo parlare. Certo che si può dire. Mi Allora, sembra dillo te importante. tranquillamente quando andremo a Giusti Cavalli. Pensavo che non si poteva dire, stavo piangendo. Sì, il 28 staremo pure noi a Giusti Cavalli. Daremo Ok. l'onore e il piacere di stare tra amici a Giusti Cavalli. Il 28 ci sarà anche Adriano Fumagalli, così lo conoscerete anche voi, chi non l'ha conosciuto, chi lo conosce, insomma, sa chi è, a parte che basta che andate su Wikipedia, vedete chi è. E Però, veramente che io spero che quel giorno Viola non ci avrà nessun impegno, così ci darà l'onore certo. e il piacere di stare anche lei con noi al Giusti Cavalli. Ci saranno i giornalisti là quando arriverà Viola. Vabbè, comunque niente, ormai l'abbiamo detto, i paparazzi arriveranno Viola per forza, perché ormai il danno l'abbiamo fatto e quindi Ma no, sono discreta, loro lo sanno. ok. Comunque non vedo l'ora di vedervi al Jazz Cavalli il 28. Mettendo in moto il mio bassotto. Com'è che lo metti in moto? Tipo Vespa con le orecchie, Viola? Con le orecchie. Con Bello. le orecchie? Io lo facevo al mio fratellino perché noi ci passiamo 9 anni, no? E quando vedevo mio fratellino lo prendevo dalle orecchie e gli facevo anch'io la motoretta con le orecchie. Non c'ha le Ah, orecchie diciamo che hai avuto un'infanzia un po' infelice, a fare una cosa del genere. lui ha Con tutto avuto il un'infanzia rispetto. un po' infelice. Io mi divertivo. No, quella è infanzia Proprio di infelice. Rocco, ecco chi assomigli a Gabriele Cirilli, mi sembra. Gabriele Cirilli? Sì, Gabriele No, bravo. lui. Tu.
Tu. Non riesco a... Sto all'incontrario. No, no, non è come Instagram, che qui come lo vedi è. Poi ti posso anche spostare qua, eh. Invece là non ti posso spostare, vedi? Qua possiamo fare tante altre cose qua, tipo può arrivare in esclusiva, può arrivare anche un personaggio molto noto a tutti. Adesso ve lo faccio conoscere. Eccolo qua. Buonasera ragazzi. Ma ormai Trump non si porta più, dai. Cioè, è uscito No. di scena Trump. Vabbè, niente, allora non ce n'è un altro. Se vuoi Ma faccio questo. Ce ne sono un po' di cose da fare, insomma. Quello che mi piace tanto è che noi facciamo anche un programma misteriosamente, tipo questo qua, che è bellissimo, a me piace un sacco. buonasera, buonasera, come va? Tutto a posto? Io sono Sibilla, Sibilla. E lei era Sibilla, poi c'è anche il diavoletto. Oh, ciao, sono il diavolo della Tasmania. Buonasera, come state, ragazzi? Ogni tanto mi trasformo in questa cosa, in questo mostro. Lui era il diavolo della Tasmania. O se no, vari personaggi fantastici. Tipo lui. Com'è che si chiamava lui, Nello? Te che segui tanto la Marvel? Non lo conosco. No, non lo conosci quello del seguire la Marvel? Vabbè, comunque ce ne sono un sacco di personaggi che... Tac, dice Adriano. Trump, Linda Michelotti esce mai di scena. È vero, c'è sempre Trump. Beh, l'hanno buttato fuori a calci, Trump. Fantastici siamo. L'hanno buttato fuori a calci, il povero Trump. Io non so come ha fatto a buttarlo fuori, ma ci deve essere sotto qualcosa. Io c'ho sospetto. Voi cosa ne dite? Parliamo di un Ma io po' di politica. non lo so. Di politica non ne capisco, non ne voglio parlare, mi dissocio alla politica. Se no, iniziamo un discorso che ognuno di noi la vede in modo diverso. Come Viola? Sono apolitica anche Quindi... Allora, chiamo proprio male. Io ho fatto una domanda e qua non mi... Francesco, rimasto tu, eh? Io Meglio non parlare di politica, dici? no, lasciamo perdere. Meglio. Va bene, ragazzi, vi lascio andare alle vostre faccende. Abbiamo trattenuto Viola Valentino e Francesco Mango qui su Radio di Vogue 19 per 1 ora e 7 minuti, quindi giusto per il tempo di entrare in contatto con un po' di più di persone. Volevo allungarmi un po' perché comunque la gente oggi sarà tutta con una bella giornata così, almeno qua dalle parti Lombardia, Piemonte e anche tutta Italia, insomma, c'è il Ma sole. tutti al mare stanno. Stanno tutti al mare, quindi c'è chi entra, c'è chi esce, insomma, è così. Io oggi non sono andato al mare per seguire l'intervista che dovevi fare a loro. Però adesso andrai al mare. Sono le Adesso no. 17:41, comincia Ma adesso. no, mi scoccio proprio. Vai a vedere il tramonto, scusa. Te e tua moglie. No. Da e dai. Cioè, non la porti tua moglie a vedere il tramonto così No, romantico? diciamo che finisce, cioè, finisce, entriamo in diretta noi su Instagram adesso. Ah, facciamo Cioè, un'altra diretta su Instagram. ci vediamo fra 2 giorni, perché quando sei Ecco. su Instagram io aspetto anni luce. No. Chiamami No, mercoledì. dicono che Allora, cerchi le donne, io e quindi Mela dovresti abbiamo fatto sapere. 17 ore consecutive di Instagram, sì, però. E poi siamo scoppiati, Dovreste non sentire sappiamo. loro, cioè veramente una roba brutta. Siamo arrivati nei record dei record. Però adesso che Guinness World Record.
Sì, questa settimana che sto da loro, visto che Francesco tante cose non c'ha pazienza di far vedere a Viola di È come passato il si Giro d'Italia, fighissimo. gli faccio vedere un po' io a Viola come si è, così almeno ogni tanto la sera abbiamo anche Viola nelle dirette, perché ci sono tanti fan suoi che la cercano tutti, che la vogliono in diretta, che faccia anche lei Linda delle dice: dirette di Ciao sera. Viola, sei un'icona. Grazie. Vedi, questo Linda è qua è. fantastica, è la nostra follower preferita. È Questo sempre in qua pole position. inizia a essere un orario che stanno iniziando a venire a casa le persone. Ecco, allora vogliamo intrattenerci ancora un po'? Vediamo di... Tipo facciamo ancora un paio d'ore, Viola, se ti va. Ma comunque io non vedo l'ora di vedervi, di abbracciarvi, ragazzi, di conoscervi meglio. Vabbè, con te ci vediamo. Sì, mercoledì. Da dove Mercoledì. trasmetti? A No, Roma. chi noi? Da Arona. A proposito di Arona, scusa se non sono entrato subito a dire questa cosa, che sto veramente vicino a quelle famiglie di quello che è successo Allora ti di metto in quella. grande, vai, dimmi, No, dici. mi imbarazzo adesso No, così, se no, 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 no. cioè, come una chiacchierata tra amici. No, così mi imbarazzo io. No, 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 via. Il fatto che è No, via. successo lì di quella funivia che è caduta, sono Ah, stati 12 assurdo, morti. ragazzi, assurdo. E la cosa più assurda che ho sentito prima, proprio un po' dalla nostra amica Barbara, che ne parlavano, che stavano parlando, che ci sono stati due bambini che sono riusciti a salvarsi, ma ancora ad ora non c'è ancora nessuno che è andato a reclamare i bambini, no? Quindi si Allora, sospetta che. premetto che sta parlando Nello, lo sposo singolo, sta parlando della funivia, che della cabina della funivia del Mottarone, che porta cioè da Stresa, insomma, di fronte all'Isola Bella. È caduta questa cabina e ci sono stati in teoria forse 5 morti. No, no, no. 12, sono 12 morti. 12 morti? Io ero Sì, ecco. rimasto a. No, sono 12 morti e si sospetta che tutti e 12 è tutta una famiglia. Allora, Tra genitori, zii e nonni, questi bambini sono rimasti adesso orfani da tutti. pazzesco. Comunque, siamo vicino alle famiglie. Non sentiremo dal TG da dopo perché. Ce l'abbiamo qui veramente, cioè il Mottarone lo vediamo da qua, ragazzi, ci Vabbè, siamo andati comunque tante volte. ho voluto aprire un attimo sta parentesi, Ah, hai fatto chiudere, bene. ma veramente è stato, cioè, una brutta cosa, come io, come anche Sven De Viola e Francesco e gli altri, un po' tutti in Italia, siamo vicino alle famiglie. Assolutamente. Questo Assolutamente. il bello è che comunque uno deve saper fare anche, oltre che mantenere il pubblico nel ridere, nel scherzare, nel cantare, eccetera, Certo, eccetera, ma notizie quando sono serie. queste cose, anche giusto uno che quei due Oh, uno minuti. da Twitch TV, Iono Bob 99. Ciao, ciao a te. Da Twitch TV. È stata veramente grave questa cosa, ragazzi. E vabbè, niente. Sperando Vabbè, che non ora succedano più queste cose. Ora come si faranno dice, ritorniamo a noi le. di nuovo, sennò diventa Sì, no, no, no. Volevo interdimensionale. dire solo l'ultima cosa. Adesso, siccome faranno questa cosa, hanno fatto questa qua, è crollato il ponte e hanno rifatto tutti i ponti. Adesso è crollata questa cosa. Adesso rifaranno tutte le funivie. Sicuramente, Un altro speriamo. ragazzo da Twitch, ciao, buonasera, Buonasera a te. XZ Bust. Insomma, sono tutti gamers di Twitch. Ti ringraziamo di essere entrato qui con noi in diretta con Viola Valentino e Francesco. Chi è quel? Vabbè, questa non la metto, comunque la traduco. Perché ha scritto un po' più da giovane, insomma, ecco, per cui non, la traduco.
E chi è quella bella ragazza sotto? Viola Valentino. Esatto, Viola Valentino, la grande cantante, la ragazza che ha fatto Comprami, io sono in vendita. Grazie per la ragazza comunque. La ragazza. Adesso facciamo vedere un'altra foto, magari ha visto qualche foto che abbiamo messo prima. No, che eri proprio... La ragazza sotto. Ma non è che ce l'aveva con me, forse non ha visto che c'ha la barba però, C'ha la barba, lui dice no, ma ha detto sotto. Ha detto sotto. Sopra. Eccola qua, Viola Valentino. Eccola qua, ok. Linda Michelotti scrive, ma come chi è? Vabbè, Linda è anche, Linda è anche normale comunque, se è un ragazzo giovane. E lì ci sono parecchi gamers, no, lì... Mi ha fatto impressione che ha detto chi è quella bella ragazza. No, no, io l'ho tradotto, ma non ha detto un'altra cosa. Ha scritto un'altra cosa. È una cosa che prima. No, non posso neanche fare la metafora perché no, è un casino. Che era gnocca, ecco, al posto di quello ci abbiamo messo gnocca, ecco, gnocca. Vedi, ha scritto Linda sotto, era gnocca, certo. Allora, non lo metto, assolutamente no. E niente, no, su Twitch ci sono tanti gamers molto giovani, anche 12-13 anni, anche, insomma... che giocano, si parlano con le cuffie, giocano con tantissime persone, ci sono anche tipo 1000, 2000, 7000, 20000 in diretta, una roba pazzesca. Sono ragazzi, scrive Linda, sono ragazzi. Bene. Ragazzi, vi lascio le vostre cose, ho intrattenuto veramente tanto, però mi fa piacere tenerla qua, Viola Valentino e Francesco Mango. Grazie di essere stati qua con noi, Francesco. E Francesco si sposa. Ma intanto giovedì ci vediamo con te, giusto? Sono sbagliato. Giovedì... Sì, ci vediamo giovedì, signor. Se non svampo la macchina, sì. No, ci vediamo anche giovedì. Poi dobbiamo anche organizzare la dieci di Bato a Francesco, ragazzi. Allora, con il nostro intervento di Radio di Vogue 19, la vedo ragazzi, dura qua, No, io vi dico subito, io giusto nel fatto che mi sono sposato da solo, io devo organizzare sia per Francesco e poi mia moglie devo organizzare per Viola. Quindi io mi vado a fare tutte e due, le feste. Hai capito. Sarò una tomba da un lato, da una tomba dall'altro lato, non dirò mai niente di quello che... è tagliate, Nello. Va bene, dai. Va bene, no, dove io, andiamo? Dove lo portiamo? Io scherzo perché so che si può scherzare con Viola e con Francesco. Io direi di rapirlo di notte e portarlo tipo a Valencia, come abbiamo fatto con mio cugino. L'abbiamo portato a Valencia, si è svegliato là praticamente. Solo lui si è svegliato là. Lo addormettiamo e dopo lo svegliamo quando... Però dobbiamo fare... Sì, mo c'è COVID free, No, ragazzi. Lo portiamo qua vicino, in zona Italia. No, se lui deve dormire fuori, dobbiamo mettere anche una sagoma di Viola, perché sennò lui non riuscirà a dormire, ragazzi. Come bomboniere potreste fare un microfono, ma penso che hanno già fatto tutto, Siamo lì, Avete già pensato? Non è male, però. Avete già pensato alle bomboniere? Si può dire oppure non si può dire? Non si può dire. In silenzio non si può dire. Non si può dire. Io di cannello. Non si può dire. Ok. Io di cannello e lei lo dice a sua moglie.
Dai, ragazzi. Ok. Io ormai sto facendo il conto alla rovescia, mancano 3 giorni, quindi. Ma no, per il matrimonio, ragazzi, non capite male. No, il matrimonio. È rimpatriata, no, perché non ci siamo mai visti, quindi è una prima rimpatriata dopo le dirette che ne abbiamo fatte, calcolate in ore, io penso che siamo arrivati 200, incalcolabili, 150, non lo so. Tante, ormai una ci chiameranno gli uomini di Instagram ormai, di veri uomini di Instagram. Devo andare a chiamare Renato Pozzetto, lo faccio venire, ragazzi, con noi. Vado a chiamarlo. Va bene. Di 28 ce n'è uno. Guarda, la cosa bella che vedo stasera, che te lo dico pubblicamente davanti a tutta Italia, a te, Radio Divoc, sì, che hai ascoltato un consiglio. I capelli. Sì. me l'avete detto in tanti e niente, ho mandato a quel paese il curatore d'immagine. Magari Renato Pozzetto è il top, ma ci arriviamo. Ok, vi saluto. Ma lei deve andare a Gesta Cavalli, giusto? Chi? Te non devi andare a Gesta Cavalli stasera? Sì. Radio Divoco. Sì, per quello che devo, cioè mi intratterrei qua per tanto tempo, però io alle 6:30 devo essere, tra un'ora devo essere a Jazz Cavalli, e quindi sì, sono le 6, sì, adesso faccio in tempo a arrivare proprio giusto, arriverò un po' in ritardo, ragazzi, aspettatemi che arrivo. Va bene, vi saluto. Ciao a tutti. Ciao. Io mando un bacio a tutti. Un bacio. Grazie mille di essere stati qua. Viola Valentino, Francesco Mango, Nello Ruggiero, lo Spoto Single. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Nello. Ciao.